Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché ci sono delle piccole novità che voglio comunicare, dato che ho paura potrebbero passare in sordina. Ho notato che già molti non sanno come funzionano i brand, non sanno neanche come si ottengono le armi Ultimate, nonostante io comunque abbia fatto dei video dedicati. Quindi capisco che fondamentalmente se qualcuno non vuole informarsi e non vuole vedere i video non li vedrà comunque, però sono anche dell'idea che mettere a disposizione le informazioni sia uno dei miei ruoli come content creator di Final Fantasy VII Ever Crisis. Quindi ci tengo in un modo o nell'altro a darvi le informazioni, a darvi le news, poi ovviamente chi le vorrà seguire le seguirà, chi non le vorrà seguire resterà ignorante e poi però non potrà lamentarsi del gioco così come se ne potrebbe lamentare qualcuno come me che lo segue in maniera anche abbastanza approfondita. Detto ciò, siamo passati alla versione 2.0, quindi l'anniversario ci ha dato modo di aggiornarci e passare a una fase successiva del gioco, però ovviamente questa transizione non ha presentato rose e fiori, nel senso abbiamo avuto dei piccoli problemi, c'è stata anche una manutenzione del bridge che successivamente ha messo in evidenza alcuni difetti che sono stati riportati dai giocatori e quindi abbiamo una sorta di lettere di scuse o comunque una sorta di presa visione più che altro di questi problemi, di questi errori che verranno risolti e ovviamente in alcuni casi avremo addirittura delle implementazioni superiori che vengono annunciate già direttamente con questo comunicato. E sinceramente, essendo delle notizie importantissime soprattutto per quello che è la quality of life del gioco, ci tengo a parlarne. Partiamo innanzitutto dal Battle Ranking numero 4 che cambia le carte in tavola. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa Battle Ranking non sarà come quelle che abbiamo avuto in precedenza. Se vi ricordate, in precedenza avevamo la possibilità di effettuare una doppia sfida, quindi la sfida 1 e la sfida 2, e poi successivamente concentrarsi sulla zona o comunque sulla challenge migliore per riuscire a migliorare il punteggio. Da questa Battle Ranking in poi hanno modificato questo sistema di valutazione dei punti, inserendo in classifica una sommatoria dei migliori best score di entrambe le battaglie. Quindi se prima vi bastava essere forti o comunque vi bastava migliorare il punteggio su una sola Battle Ranking, adesso invece dovrete essere bravi in tutte e due perché il gioco calcolerà la sommatoria dei due best score. Quindi avremo la battaglia classica, che sarà la battaglia d'allenamento, dove potremo prendere confidenza con la struttura di questa sfida. E poi successivamente la free battle che ci consentirà di impostare i nostri malus, i nostri bonus per ottenere una ricompensa migliore e un punteggio più alto. Ovviamente la sommatoria dei due score, dei due diciamo bonus score o comunque dei punteggi migliori fondamentalmente permetteranno il piazzamento nella classifica. Infatti come potete vedere avremo praticamente domani, in questo caso, quindi giorno 12 di settembre alle 4 del mattino, il nuovo Ranking Dungeon e si può anche immaginare che potrebbe uscire anche il nuovo banner. Nuovo banner che chissà, magari porterà già subito Tifa sul palcoscenico, ma potrebbe anche portare altri. Quindi c'è la vaga idea, il vago sospetto che possano anticipare il banner di Tifa, dato che comunque di sabato solitamente non vengono rilasciati contenuti. Questa è stata un'occasione speciale perché comunque il giorno esatto dell'anniversario cascava letteralmente di sabato e quindi hanno aperto le danze di sabato, ma è anche vero che solitamente non ci sono aggiunte durante il fine settimana.
Ecco qui la notizia che ha suscitato un po' di confusione. Quindi, diversamente dalle precedenti Battle Ranking, in questa Battle Ranking numero 4 il punteggio verrà basato sul totale degli high score ottenuti da ogni battaglia. Quindi non vuol dire che noi dovremo combattere a ripetizione. Dovremo combattere a ripetizione per prendere le ricompense dei punteggi, e quelle sono singolari e ovviamente non competono con gli altri. Mentre invece per fare il nostro punteggio e il nostro piazzamento in classifica dovremo fare i migliori best score uniti per successivamente scalare la classifica. Inoltre i personaggi che si posizioneranno dal primo al 200° nella Battle Ranking 4 riceveranno una, diciamo, un titolo o comunque una medaglia, comunque un, cioè fondamentalmente un ghirigoro, chiamiamolo così, esclusivo in base al loro, al loro posizionamento, alla loro classifica. Quindi questo, diciamo, è appunto come funziona il Battle Ranking. Quindi si possono selezionare malus e bonus all'interno delle varie schermate per poi ottenere un punteggio che vi permetterà di piazzarvi in classifica con altre persone. Come potete vedere abbiamo appunto anche le ricompense con le targhette, ecco, forse il termine migliore è targhette, che praticamente saranno disponibili in base al vostro posizionamento. Mentre invece queste sono le ricompense che si otterranno quando si completerà, magari per la prima volta in questo caso, lo stage o gli stage in base a quanti sono. Mentre invece poi successivamente dovremo accumulare punti fino a un tot di punteggio. Infatti il total point reward sono tutti i punteggi che riusciremo a fare, che si andranno a sommare anche se non sono record. Quindi qualsiasi punteggio andremo a fare anche se non best score verrà aggiunto a quello precedente e vi permetterà di ottenere delle ricompense ad ogni traguardo. Quindi è molto semplice il funzionamento. Mentre invece molto molto interessante è la notizia che è appena uscita praticamente questa mattina del fatto di, non dico scusarsi, ma comunque mettere in evidenza alcuni dei problemi che sono stati riscontrati in questa versione 2.0. Infatti, come potete vedere, abbiamo un messaggio che proviene direttamente dal team di sviluppo che praticamente si scusa per l'inconveniente che ha provocato questa upgrade alla 2.0. Inoltre, come potete vedere, il team di sviluppo ha ricevuto diversi feedback dai giocatori con diversi problemi in gioco, soprattutto nello specifico, e vengono comunque sottolineate e vengono date delle risposte a coloro che si domandavano come si sistemeranno questi problemi. Abbiamo il primo problema, che era praticamente un problema relativo alla chest dei Chocobo della nuova zona a disposizione, quindi quella dove era possibile farmare i token blu per poi ottenere il Chocobo Bahamut. E diciamo che il team di sviluppo ha avuto la possibilità di confermare che se in un qualche modo abbiamo aperto la chest del Chocobo tra il 6 settembre alle 8 di mattina fino alle 13 di pomeriggio, in questo caso la chest praticamente non si resettava fino al giorno dopo e praticamente non switchava la ricompensa con quella della zona nuova. Quindi di conseguenza si doveva riprogrammare necessariamente tutto il viaggio, bisognava rifare tutto da capo in modo tale da ottenere le ricompense giuste. E questo ovviamente è stato un problema che è stato risolto. Mentre invece altro problema praticamente riguardante il pannello principale delle summon, quindi delle vocazioni tramite le gemme o i ticket, praticamente hanno riscontrato il fatto che un piccolo glitch era praticamente visibile delle volte quando si ottenevano praticamente parti delle armi di Cloud. Quindi piccolo problema grafico che però è comunque stato risolto. Altro problema invece soltanto per la versione Steam è che praticamente ci sono stati dei problemi durante il gioco, comunque per chi gioca nella versione Steam, dove praticamente, questo l'ho riscontrato anch'io tante e tante volte, dove praticamente nel menu delle armi, quando si scrollavano le armi, praticamente
il mouse, o comunque delle volte si ritornava praticamente in cima, o comunque non si riesce a scrollare velocemente verso il basso, e questo causa praticamente un po' causa un po' di problemi, soprattutto quando si seleziona un'arma e poi si ritorna indietro nella schermata principale. Praticamente il gioco ti riporta all'inizio della lista delle armi e ti impedisce di continuare da dove stavi controllando, e questo era un po' fastidioso, e a quanto pare verrà risolto verso metà ottobre, quindi dovremmo aspettare circa un altro mesetto. Altre modifiche per quanto riguarda i brand, la meccanica dei brand, che vi invito comunque a guardare i miei video a riguardo, perché ho visto che molti ancora hanno confusione e non sanno effettivamente come funzionano. Questo sistema sarà modificato e permetterà di utilizzare multipli brand ad una, diciamo, in un unico colpo. Quindi avremo la possibilità finalmente di poter utilizzare più brand contemporaneamente e poi decidere magari quello che ci aggrada di più. Quest'altra modifica verrà effettuata anche a metà ottobre. Altra cosa che invece reputo fenomenale e che stavo veramente aspettando da tanto tempo è la possibilità di fare l'Enhance All-in-One. Che cos'è l'Enhance All-in-One? Praticamente la possibilità di poter maxare o comunque di poter potenziare le armi fino ad un determinato livello con un click solo. Infatti il sistema di potenziamento delle armi verrà modificato a breve, dove appunto la possibilità di poter aumentare il livello, la rarità e anche tutti gli overboost potranno essere effettuati in un colpo solo. Quindi in base a quello che voi avete nel vostro inventario, il gioco vi permetterà di maxare quell'arma in un colpo solo, e questa è una cosa che aspettavo da un sacco di tempo, perché con le armi che sono arrivate finalmente al 120 bisognava ogni volta cliccare, mettere i potenziamenti, sbloccare il level cap, ripotenziare l'arma, sbloccare il level cap, eccetera eccetera, stava diventando piuttosto frustrante. Quindi invece adesso finalmente potremo farlo con un click solo, però purtroppo questa aggiunta verrà introdotta all'interno del gioco all'inizio di novembre, quindi se ne parlerà praticamente tra altri due mesi. Mentre invece abbiamo anche delle modifiche per quanto riguarda i Guild Shop, dove praticamente avremo la possibilità di migliorare o comunque di diciamo di rendere un po' più succose le ricompense e tutto ciò che è possibile ottenere all'interno del Guild Shop. Questa modifica anche in questo caso verrà inserita all'inizio di novembre. Inoltre il team di sviluppo si scusa per tutti i problemi che ha causato questo upgrade della 2.0, e praticamente verranno inviati i seguenti oggetti a tutti i giocatori che hanno riscontrato questi problemi, tra cui io. Quindi io già ho ricevuto queste ricompense, controllate ovviamente di averle anche voi nel vostro gift, diciamo nella vostra sezione gift, ovvero 3000 cristalli, quindi una multi praticamente recuperata, regalata, il Choco Booster per 5 Choco Booster e 175 Chocobo Medal che verranno distribuite a tutti i giocatori che hanno aperto la chest farm nel periodo appunto tra il 6 settembre alle 8 del mattino e le 13 di pomeriggio, quindi ora di pranzo. E poi per quanto riguarda il problema della Chocobo Farm Chest e anche diciamo tutti i giocatori che hanno avuto dei problemi oltre questa data, quindi diciamo che un po' hanno cercato di accontentare tutti. Poi successivamente il team di sviluppo ringrazia sempre i feedback, ringrazia sempre i giocatori per permettere questo costante aggiornamento nei confronti del loro prodotto, e quindi per il momento direi che possiamo anche chiudere questa parentesi, che mi sembrava però doverosa fare, perché ci sono state delle informazioni molto importanti, soprattutto per delle feature che verranno inserite più in là e che finalmente potranno aiutare i giocatori in diverse situazioni. Detto questo, non c'è altro che dobbiamo visualizzare. Sicuramente domani poi analizzeremo con calma il Battle Ranking e nell'eventualità il banner che uscirà insieme al Battle Ranking, però per il momento è tutto, e quindi io vi ringrazio per essere stati con me. Buon anniversario di Final Fantasy VII Ever Crisis, e come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!